Ciao ragazze, allora, nell'ultimo video vi ho fatto vedere come fare queste taschine oppure tag con la carta da forno. Allora, io mi sono portata un pochino avanti, le ho già un po' attaccate nel junk perché altrimenti non finisco mai più. E quindi a questo punto vi faccio vedere, ecco, ad esempio questa qui l'ho messa qui piuttosto che. Questa l'ho fermata con una clip, qua invece l'ho attaccata. Allora, in generale, un consiglio che vi posso dare quando andate a mettere ad incollare le taschine, io di solito guardo un po' l'insieme, cioè nel senso, ad esempio, qua, siccome che ci sono tutti questi colori qui, un po' sul rosa, un po' sul giallo, ci azzeccavano con questa specie di fiorellone qua. E quindi l'ho messo qui perché a colpo d'occhio sembra, quando tu giri questa pagina, cioè quando tu fai op così, a colpo d'occhio sembra che la pagina sia tutta, sia un'unica pagina, non so se mi spiego. Poi invece fai così e sono due pagine diverse, ok? Sono quelle cosine piccoline che però secondo me fanno un po' la differenza. Poi ad esempio, vabbè, c'è questa qua. Vabbè, poi niente, il resto niente di particolare. Basta, le ho un po' distribuite in giro, diciamo così. Allora adesso, siccome che appunto sono andata ad attaccare le mie taschine, vedete che comincia a diventare un po' una sbiborella degli anni 90, cioè comincia ad avere quell'effetto un po' che io cerco di evitare, nel senso che se questo junk poi lo andate o a regalare o a vendere, piuttosto che magari per voi, vabbè, però. Cioè che parta subito ciccione, voi dovete immaginare che questo junk nel momento in cui andate a usarlo, magari metterete delle foto, dei biglietti del cinema, per dire, no, delle ricette piegate, le mettete dentro, quindi se già parte ciccione, a fine anno avete una roba gigante. Quindi dal mio punto di vista, poi ovviamente sapete che non ci sono regole, bla bla bla, fate come volete, ci mancherebbe. Anzi, però io tendenzialmente arrivo fino a così, cioè così è il massimo, non deve essere più cicciotto di così, va bene, dal mio punto di vista, poi ripeto. Quindi la mia iniziale idea di mettere sti cavoli di pompon sui bordi, direi che lascio anche stare, perché me lo inciccionisce tantissimo, cioè proprio no, la prova costume non la passa, cioè, mi piace, cioè sarebbe anche carino e divertente. Però ho paura proprio che me lo appesantisca, anche perché questi pompon qui che ho io sono un po' grossi. Devo vedere se magari ne trovo qualcuno di più piccolo. Quindi pensavo di fare una roba diversa, di usare il Sari Silk, che è questa specie di nastro indiano, diciamo, non lo so. Io questo lo compro su Etsy, perché in Italia io non l'ho mai trovato, non so, se bisogna andare in un negozio indiano a trovare queste robe. Sono scampoli di tipo seta, non saprei, uniti, cuciti insieme e vengono fuori questi nastri qua. Va bene, vabbè. Comunque è lo stesso che ho usato per la chiusura, va bene. Allora pensavo di fare una roba del genere, che un po' ho già fatto perché se no ho tagliato dei pezzi più o meno lunghi della pagina, più o meno della lunghezza della pagina, e ho dato un punto di cucitura che boh. Non so neanche se si vede se lo vado ad attaccare. In realtà non, mi sa che non si vede. Ho fatto questo passaggio in più per niente. Pensavo che si vedesse, non so perché. Mi si è un po' accartocciato il tutto. Allora, perché ovviamente adesso non posso andare a cucire qualcosa qui direttamente con la macchina da cucire, perché ovviamente gli inserti sono già cuciti. Per cui l'ho fatto a parte. Quindi vediamo se si vede. Vedete che c'è questa specie di punto un po' sfigato. Però vabbè, è una roba in più. Se si vede bene, se no niente. Quindi se lo vado ad appiccicare così. Secondo me rifinisce un po' il tutto, cioè ci sta bene piuttosto che sia così, così mi sembra spoglio. Così è troppo, anche perché è bianco, proprio un pugno nell'occhio, vabbè che riprende questo bianco qui, però mi sembra un po' troppo, quindi via. Quindi attaccherò con la mia solita colla. Aspetta, dov'è finita? Insomma, la solita colla, dov'è? Aspetta.
che è questa qua, la Fabri-Tac, ma attenzione, ecco, tra parentesi, a breve farò un video dove la vado a confrontare con questa, che mi è stata consigliata sul gruppo, quindi ringrazio chi me l'ha segnalata, adesso mi sfugge il nome, grazie comunque, ti nominerò nel prossimo video, grazie, e, per vedere se ci azzecca, cioè se è la stessa roba, ma costa di meno, quindi se questa costa di meno, questa qui fa un volo dalla finestra, no scherzo. Comunque volevo dire che in questo momento andrò a usare questa qui per dare un goccio di colla qua. E lo metterò, allora, sulla prima pagina del primo inserto, quindi qua. Poi, sulla prima pagina del secondo inserto qui. Ok. E poi, magari un pezzo più corto sulla prima pagina dell'ultimo inserto e poi l'ultimissima pagina che chiude il junk qua, ok? Perché dà un movimento un po' più, come posso dire, un po' più bilanciato, ecco, va bene. Dove non metto invece questo tipo di decorazione, ad esempio qui, che ne metterò soltanto un pezzo dall'altra parte, vediamo se si vede, sì, dall'altra parte andrò a mettere questo qui, perché sennò sembra che qui non c'è niente, qua c'è qualcosa e qua manca qualcosa. Quindi metterò questo qui, ok, qua così. Così hai comunque qualcosa, ma non hai sempre la stessa decorazione, perché sennò, secondo me, appesantisce tutto, ok? Quindi secondo me la cosa gagliarda da fare è metto questo e di là invece il Sari Silk, va bene? Perché, non so, secondo me da un, non so, mi sembra più armonico come insieme. Quindi farò questa cosa qua. Dopodiché, un'altra cosa che volevo farvi vedere, allora, è questa. Allora, io vi ho caricato sul gruppo un altro po' di immagini che potete trovare anche voi nei siti che vi ho segnalato. Queste qui sono quelle che ho trovato io e che vi ho messo nel gruppo Facebook. Così se vi interessa l'argomento api avete già qualcosina di pronto. Allora, tutta questa serie qua di immagini io l'ho stampata su carta da 120 grammi più o meno. Io di solito, boh, dipende, cioè o le vado a stampare su carta normale che è quella da fotocopiatrice che sono 80 grammi, che fa, va bene lo stesso, altrimenti dai 120 in su. Però anche lì degustibus, nel senso che altrimenti la stampo su carta appoggiata nel caffè, cioè non c'è un giusto o un sbagliato, sinceramente per quanto mi riguarda dipende da come mi gira quella mattina lì, quindi ieri quando l'ho stampata mi girava di farle così e vedete che sono un pochino più consistenti rispetto alla carta normale e le ho fatte così. Allora, con queste carte qui che cosa si può fare? Allora, a parte andarle a incollare come taschine, ad esempio una l'ho incollata qua, eccola qui, vedete, questa qui la trovate su Facebook, io l'ho tenuta aperta qui, ho incollato invece il resto così. Allora, anche qua io per incollare queste taschine, questi bordi che fanno da taschina laterale, vado sempre di solito a metterle dove c'è una mezza pagina. Per lo stesso discorso di prima, cioè vedete che qua ci sono due pagine a metà, qua e qua, quindi mi dà sempre quel senso che se io chiudo così mi sembra una cosa, se io apro così è un'altra. Non so se mi sono spiegata, è un effetto che a me piace molto. In più con questa tag qui, che è sempre fatta appunto con la carta da forno, rimane fuori la pina, per cui è come avere più pagine all'interno dello stesso libro, non so se mi spiego, non lo so, magari sono pippe mentali che mi faccio io e che ne so, però non lo so, secondo me funziona una roba del genere, va bene, quindi vabbè, potete utilizzarle così, quindi faccio una taschina, piuttosto che
Con queste immagini si possono andare a decorare, ad esempio, delle buste pocciate nel caffè. Allora, se comprate i kit digitali, di solito una bella busta con qualche immagine carina ce l'avete già. Se invece non volete spendere soldi, potete usare tranquillamente una busta normalissima, si poggia nel caffè e vedete che il risultato è già carino di per sé così. Va bene, quindi già con uno stencil fai un ghirigoro e sei già a posto. Altrimenti si prende una di queste immagini qua, che magari ci stia insomma sulla busta, proprio perché se no, poi si prende ad esempio un pezzo di ad esempio dizionario, piuttosto che io ho il solito libro tedesco, si strappa una pagina. E si fa una sovrapposizione che secondo me ci sta sempre bene. Io ho questo affare qui, questo righello che ti strappa le pagine e mi accorcia sicuramente i tempi. Vabbè, però altrimenti andate di dita, cioè nel senso non è che per forza dovete averlo. Quindi si tiene un 4-5 mm più o meno di distanza rispetto all'immagine. Poi con il solito distress ink, aspetta, stamattina ho tutto un po' in giro. Si può fare anche dopo, vabbè. Si vanno a scurire gli angoli bordi, aiuto. Per l'immagine invece l'avevo già fatto, quindi è già scura. E adesso qui si può andare a appiccicare semplicemente così. Vedete, avete già una bustina. Poi, se proprio volete fare una cosa figosa in più, se ce l'avete, ovviamente adesso io non lo trovo più, dov'è? Dov'è? Potete mettere il cheesecloth. Ah, eccolo qua. Questo qui, che è stato pocciato nel caffè, lo mettete sotto, un po' così. Ovviamente qua si va a tagliare e sfrangiare e avete già una busta molto carina da andare a inserire dove volete nel junk journal, piuttosto che magari si prende. Ah, ecco, qua vi ho messo, questo era dentro un cerchio, siccome che mi sono accorta che ve l'ho caricato un po' storto questo cerchio, cioè quando ho modificato l'immagine per farcela stare nel foglio, diciamo che il cerchio è diventato un ovale, quindi quindi ho preso la parola, l'ho strappata, l'ho tutta incata, va bene, con questo fare qui. E volendo, per dire, lo mettete qua sopra da qualche parte, tiè, già così vedete che ha già il suo perché. Ok, poi l'altra cosa che vi faccio vedere. Allora, ho stampato, perché sapete che a me piace moltissimo, su questa carta lucida qua che è da 90 grammi, altrimenti usate anche quella normale, altrimenti non usatela, fa lo stesso. Allora, ho stampato su questa carta qui, che ho trovato su Amazon, delle immagini. Adesso io ho stampato quelle del kit, però vabbè, voi potete stampare ad esempio questa qui che è bellissima, che trovate invece su Facebook, è gratis, ok? Allora, siccome che mi sono avanzate ancora dei preventivi, eccoli qua. Infatti, secondo me è un buon modo per avere della carta senza spendere soldi e andare a farsi parte dei preventivi in giro. No, sto scherzando, ovviamente. Allora, la cosa carina è che si può mettere questa carta velina, dove avete un'immagine carina, si mette sopra il preventivo e vedete che c'è questo vedo, non vedo, che secondo me ci azzecca. Allora, in questo caso, vediamo se magari l'altro ha qualche parolina in più scritta. Ma è uguale, facciamo questo qua, dai. Allora, in questo caso vado ad incollare con la solita colla.
Allora. Mi sta finendo. Non esce più. Ecco, quando siete alla fine di queste colle qua, mi dicono dalla regia che si può aggiungere dell'acetone e scuotere un po', così è più facile che se ne è rimasta pochina, non state lì 3 ore ad aspettare che scenda, ma con un po' di acetone in teoria va giù. Poi non lo so perché non l'ho mai provato, però mi dicono che funzioni. Allora, vediamo un po'. Niente, la vai ad appiccicare così. E poi con questo fare qui si strappano i bordi. Infatti adesso sono andata storta, ma non è un problema. Allora, adesso avete praticamente o una taschina o una tag, perché vedete che qua dietro comunque cioè, si può scrivere, oppure potete andare anche a inserirla da qualche parte o con una clip, altrimenti come ho fatto qui da qualche parte con il washi tape, tipo qua, la stessa immagine tra l'altro, vedete qua che c'è del washi tape. Allora, praticamente come si fa? Il washi tape è questo, come si chiama? Questo scotch di carta che non è potentissimo, quindi aspetta, se trovo magari il punto in cui si apre, perché non si trova? Aspetta, eccolo qua. Ok, allora un attimo, ecco qua. Si prende un pezzettino, magari lo scaricate un po' così, perché sennò poi non si riesce a toglierlo o metterlo. Allora, ad esempio, la posso andare a mettere qua, per dire. Perché qua? Perché qua ho una pagina bianca. Questo lo posso appoggiare come decorazione, ma all'occorrenza con il washi tape lo vado a staccare. Quindi la persona che lo riceve prende questa e la sposta dove caspita ne ha voglia. Oppure la tiene lì. E vediamo, insomma, comunque si mette il washi tape così, poi si prende un altro pezzo, si scarica sempre un pochino, perché sennò forse ho scaricato troppo, adesso mi si stacca. Allora, poi si piega in questo modo qua e si mette il washi tape dall'altra parte. Ok. Così rimane un pochino più stabile. Allora, questa qui può essere sia una finestrella. Ma quando voglio io posso anche staccarlo, ok? Una cosa molto intelligente, nel senso che uno poi vede che caspita vuole fare, che cosa vuole fare, insomma, con queste tag. L'altra cosa è che eventualmente, sempre stampate, oddio, dov'è? L'ho persa. Allora, se avete sempre delle immagini stampate su carta velina, tipo questa viene dal kit, però ripeto, potreste, oddio, potete stampare anche le immagini che vi ho messo nel gruppo, che sono molto belle. Diventa carino andare a fare delle taschine con un vedo non vedo, con la carta velina, ad esempio su pagine così. Nel senso, qua sono già decorate, è un peccato andarle a coprire. Posso attaccare qualcosa di questo tipo che crea questo vedo non vedo. Dopodiché è carino perché quando io metto la mia tag o la mia immagine, appunto c'è il vedo non vedo, si è capito? L'ultimissima cosa che vi dico, perché più di così io questo non lo vado a decorare, perché appunto mi sta diventando molto ciccione. L'ultimissima cosa che vi dico è che dove appunto ho creato tutte queste taschine qua, poi comunque vedrete meglio quando farò i flip through, che lo faccio sempre a parte, è di prendere sempre un'immagine grande, poi un'immagine media,
tipo questa, e poi un'immagine piccola, che sembra una stupidata, ma ha senso. Nel senso che diventa molto carino quando voi fate sovrapposizioni di questo tipo qua e andate a metterle in una taschina. Perché è armonica come cosa, cioè grande, medio, più piccolo. Cioè, sembra stupidate, però però secondo me ha senso. Tipo, ad esempio qui vedete che già cambia tutto, cioè questa è una pagina bianca fondamentalmente, quindi se uno vuole tenerla per scriverci sopra va benissimo, ok? Ci può mettere anche delle foto e poi eventualmente qui va a mettere qualcosa. Però se io lascio queste immagini, vedete che sembra una pagina decorata, non so se mi spiego, e invece no. E la cosa carina di avere tutte queste immagini libere è che uno ci fa quello che vuole, nel senso o le tiene lì, le stacca, ci scrive sopra, le rimette, in base a come va a utilizzare il Jan Journal. Va bene. E niente, ragazze, questo nel senso, vi ho dato, spero, qualche idea, qualche ideuzza. Ah sì, magari l'ultima cosa che vi faccio vedere, giusto per... Allora, vi ho messo nel gruppo questo tipo di immagine che è gratuita, senza copyright, e volendo, siccome che è molto grande, potete ad esempio utilizzarla come tendina. Questa viene da un kit, questa è quella gratis, potete fare la stessa roba. Va bene, andate a fare sta roba qua. Quindi io qua ho fatto questa tendina che si alza, dove c'è la busta, basta, potete fare la stessa roba anche voi, con questo motivo qua, che secondo me è molto molto carino. Va bene, niente ragazzi, mi sembra a questo punto di aver detto tutto. L'unica cosa può essere che farò un video a parte su come decorare la busta, perché pensavo di fare una busta particolare per questo junk qui e basta, insomma. Però a parte questo mi pare che più o meno incollo le ultime robe e dovrebbe essere tutto finito. Niente, ragazze, come al solito, fatemi sapere cosa ne pensate. Spero che vi sia stato utile. E basta. Ogni mi piace mi fa molto, molto piacere perché capisco che la direzione è giusta. Ogni commento, idem. E basta, ragazze. Un bacione e alla prossima. Ciao, ciao.